Perché un pellegrinaggio delle famiglie del mondo a Roma? Come nasce questo evento? Ma l'evento nasce dall'invito di Papa Benedetto per vivere la propria fede nel mondo contemporaneo. E uno dei soggetti più importanti nella Chiesa, come anche nella società, è la famiglia. La fede non è un affare privato, è una dimensione che riguarda tutti, appunto a partire dalla famiglia. E allora è importante che le famiglie cristiane all'inizio di questo nuovo millennio si interroghino su che cosa vuol dire la fede, sia per i singoli membri della famiglia, ma anche per la testimonianza che la famiglia cristiana deve dare al mondo e anche alle famiglie che non sono cristiane. La fede è una energia interiore che spinge a testimoniare la bellezza della propria fede e a cambiare il mondo dalla propria esperienza. Il sabato del pellegrinaggio, il 26 ottobre, le famiglie partiranno in pellegrinaggio da Piazza del Popolo a Roma per raggiungere Piazza San Pietro. Quanto è importante per le famiglie camminare insieme? Io direi che è essenziale. Se è vero quello che sta scritto all'inizio della Sacra Scrittura, non è bene che l'uomo sia solo, questo è vero anche per le famiglie. Non è bene che le famiglie siano sole, questo in generale, perché dobbiamo tutti creare come una sorta di famiglia delle famiglie. Ma oggi è ancora più importante, proprio perché le nostre famiglie vivono in situazioni difficilissime e da soli è sempre difficile sostenere una vita che si è fatta problematica. Per di più, spesso le famiglie sono ignorate, non aiutate, non sostenute, talora anche attaccate socialmente e culturalmente. Ecco perché le famiglie cristiane debbono riprendere a camminare insieme per tornare alla fonte della fede, per tornare al Vangelo e nello stesso tempo per espandersi ovunque assieme per testimoniare la bellezza dell'amore cristiano. Richiamando il titolo del pellegrinaggio, Famiglia, vivi la gioia della fede, cosa significa per una famiglia oggi vivere con gioia la propria fede? Ma io direi che la testimonianza più grande che le famiglie cristiane debbono oggi dare. Vede, in passato la famiglia cristiana ha dato alle famiglie un impulso importante. Pensi ad esempio che cosa ha significato il valore dei figli quando tanto secoli fa i figli erano come un possesso dei genitori, o anche alla dignità che la famiglia cristiana ha dato alla donna. Oggi io credo ci sia un nuovo momento nel quale le famiglie cristiane debbono dire a tutte le famiglie che sono la più importante risorsa per i popoli. Senza le famiglie è difficile vivere e le famiglie cristiane debbono mostrare la gioia di essere famiglia perché è un aiuto indispensabile e per di più un aiuto gioioso. Quale messaggio cristiano vorrebbe che le famiglie portassero con sé da questo pellegrinaggio? Che è possibile ed è bello fare famiglia. E vorrei allora che il pellegrinaggio fosse una grande festa, assieme genitori, figli, nonni, i nipoti, davvero una festa straordinaria in un mondo fatto di gente sola, spesso abbandonata, di individui che né amano spesso né sono amati. Ecco, questo pellegrinaggio vorrei che fosse un'espressione di gioia, di un amore concreto, fatto di piccoli e di grandi, di uomini, di donne, di malati, di sani, di famiglie anche problematiche. Tutti dobbiamo venire a questo pellegrinaggio per dire: è bello essere famiglia.